Ma da quanto tempo penso a questa mostra? Sognavo di far rivivere l'antica biblioteca dei Medici che sorgeva proprio qui, a Palazzo Pitti. Ho passato mesi negli archivi fiorentini alla ricerca di documenti più curiosi, più interessanti e spesso anche mai esposti. Perché in pochi sanno che Firenze custodisce uno dei più grandi patrimoni di carta al mondo, sparso in numerosissime biblioteche. Difficile pensare di poter riunire tutte insieme in una volta Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Galileo, Foscolo, Vasco Pratolini, Edoardo Di Filippo. Ho voluto mettere in mostra i documenti e i libri più belli, tutti insieme, almeno una volta nella vita. Il libro più piccolo del mondo, lungo meno di 2 centimetri, quasi una lettera d'amore scritta da Galileo Galilei. Il libro più antico stampato a Firenze, 15 anni dopo l'invenzione della stampa. L'album di disegni di un premio Nobel, Eugenio Montale. Sotto i lampadari della Sala Bianca, spenti per favorire la concentrazione, sfogliamo la storia di Firenze e della nostra cultura. Curiosità, manoscritti autografi, atti che hanno cambiato il corso della storia, pezzi emblematici che danno solo un'idea dello sconfinato patrimonio cartaceo della città. Un viaggio nel tempo in 133 opere provenienti da 33 tra le più importanti biblioteche di Firenze, che parte da un papiro egizio di 2500 anni fa ed arriva alla Divina Commedia in versione vietnamita del 2009. Nel mezzo ci sono documenti che recano le firme di Michelangelo, di Foscolo, di Poliziano, di Cosimo I dei Medici, di Fra Girolamo Savonarola, una lettera che lui scrive a colui che avrebbe condiviso, ahimè, il rogo. Ci sono codici miniati da Attavante degli Attavanti, il re dei miniatori di fine 400 e inizio 500. Molti documenti riguardano i Medici, molti documenti riguardano anche i Lorena, la seconda dinastia che ha regnato a Firenze, tra questi il documento che nel 1786 aboliva la pena di morte nel Granducato di Toscana. Questo è il documento con cui Carlo V, l'imperatore Carlo V, dopo aver cinto d'assedio Firenze e dopo averla piegato la resistenza della Repubblica, restituisce il potere ai Medici. Vi invito a notare che questa è la firma di Carolus, Carlo V, uno degli uomini sicuramente più importanti, più potenti che abbiano mai calcato questo pianeta. Quanto si è scritto e quanto si è parlato di Leonardo da Vinci in più di mezzo millennio dalla sua nascita. Qui siamo davanti al foglio in cui per la prima volta una mano ha scritto il suo nome. Nacque un mio nipote, figliuolo di Ser Piero, mio figliuolo a di 15 aprile in sabato. Ebbe nome Leonardo, battezzollo prete Piero di Bartolomeo da Vinci. A scrivere l'atto di nascita è il nonno. Ed è stupefacente leggere tra le 8 madrine il nome di una misteriosa Mona Lisa, che sia la stessa ad aver ispirato la famosa Gioconda mezzo secolo dopo. Pochi passi più in là e la vediamo in un documento dell'archivio storico delle Gallerie Fiorentine. È una foto scattata nel 1913 agli Uffizi in un'occasione unica. La Gioconda, rubata 3 anni prima al Louvre dall'imbianchino Vincenzo Perugia, che sognava di restituirla all'Italia, viene ritrovata a Firenze e per qualche giorno prima del ritorno in Francia respira aria di casa tra altri dipinti dello stesso Leonardo.
Ma le sorprese non finiscono qui. C'è anche Michelangelo, con 3 documenti prestati dall'archivio di casa Buonarroti. Una lettera familiare in cui il maestro invita il nipote Leonardo a sposarsi, un biglietto di lavoro indirizzato al suo capomastro Andrea e infine un documento sorprendente, mai mostrato in Italia, che apre un vero enigma nella storia dell'arte. Michelangelo invia al suo cavatore la richiesta, corredata di forma e misure, di un blocco di marmo. La forma è quella di un crocifisso, ma ai giorni nostri non risulta che Michelangelo ne abbia mai scolpito uno. E allora, che cosa può essere successo? Le ipotesi probabilmente sono 3. O è rimasto solo un progetto, nel senso che non è stato fatto di niente, oppure il blocco è stato realmente cavato, ma la scultura non ha mai visto la luce, o forse si è rotta, o forse la scultura esiste, ma è male attribuita. Ogni archivio è un mondo di storie, talvolta molto diverse tra loro, che si intrecciano l'un l'altra secondo coordinate casuali. Come i detriti del letto di un fiume, i documenti delle biblioteche fiorentine compongono un mosaico di strati infiniti, sedimentati nei secoli. Tasselli che ci danno l'idea di questa complessità sono i documenti della Biblioteca Marucelliana. Che cosa, se non il caso, può accostare un disegno di Raffaello Sanzio, una traduzione manoscritta del Viaggio sentimentale di Laurence Sterne ad opera di Ugo Foscolo e il primo numero dell'edizione italiana di Topolino? Questo pezzo che noi abbiamo messo in mostra è la raccolta dei primi 10 numeri. I primi 3 numeri sono più o meno simili, poi dal 4° numero il topo cambia completamente immagine e il nome viene separato, Topolino. Era successo che probabilmente l'editore Nerbini non aveva avuto ancora il placet dagli Stati Uniti per pubblicare e qualcuno lo minacciò. Passarono 3 numeri, ma dal 7° numero in poi, ecco tornare l'immagine, la fisionomia di Topolino consueta e il nome che si riunisce, Topolino, una parola sola. Non solo, dal 7° numero in poi il topo non si esprime più con delle didascalie in rima, ma compaiono i veri fumetti. Una risorsa preziosa la carta, per tramandare la cultura e diffondere il potere. Lo sapevano bene i medici, che tra il 4 e il 500 commissionarono e raccolsero migliaia di volumi, stabilendoli a Palazzo Pitti, nella Biblioteca Palatina. Un tesoro di carta, pergamena, foglia di palma o pelle di animale, tra i più grandi e preziosi mai esistiti, che i medici tra i primi al mondo vollero accessibile al pubblico. Poi la fine della dinastia. Il passaggio di Firenze alla casata dei Lorena segnò la diaspora. Le collezioni e gli archivi furono trasferiti in gran parte alla Biblioteca Medicea Laurenziana. Il resto finì in altri fondi. Poco è andato perduto, perché una legge sanciva la loro conservazione. Il patto di famiglia del 1737, stilato dall'ultima degli eredi dei Medici. È così che Firenze protegge il suo patrimonio e la storia ha reso la scrupolosità di ieri memoria di oggi. L'esistenza di questo tesoro, però, è costantemente a rischio, come illustra l'ultima sezione della mostra. Ho deciso di dedicare una vetrina alle vittime di 2 accadimenti che hanno danneggiato parte del patrimonio culturale fiorentino. L'alluvione del 66 e la bomba di Via dei Gergofili del 93. Abbiamo uno spartito originale, manoscritto, della norma di Bellini e, vittima della bomba di Via dei Gergofili, abbiamo un libro che è ormai sventrato, viene un libro che sembra una palla di carta, evidentemente esploso insieme alla bomba. Ecco, io ho voluto che il visitatore di Una volta nella vita vedesse, uscisse con questa immagine negli occhi dopo aver visto tanta bellezza, facesse la conoscenza anche dello stato in cui versa ancora questa parte del nostro patrimonio culturale, affinché tutti possiamo averne coscienza e tutti ce ne possiamo preoccupare.